Ed eccoci nuovamente su XCOM 2. E dove iniziare se non nella pagina dei nostri caduti? Nel complessivo circa 4 episodi che non facciamo altro che prendere una caterva di mazzate. Tanto attendiamo che arrivino anche tutte le immagini. Decorazione di bare vuote, per lo più. E beh, per farvi capire esattamente dove stiamo cronologicamente, oggi che sto registrando è uscita la trentesima puntata, trentesimo episodio, e Lone Wolf mi ha fatto notare nei commenti che gli avessi per sbaglio cambiato fucile, quindi gli ho rimesso il suo fucile con le munizioni aumentate. Questo però porta al fatto che abbia sprecato quel 15% di morte automatica che gli ho messo. Però sì, preferisco decisamente i colpi. Ora ci manca un altro buon cecchino. Silver è andato, come abbiamo già detto, nei Campi Elisi, se così vogliamo chiamarli. E abbiamo 300 riserve. Potremmo spenderle tutte subito Nuovi ordini, comandante? in qualche oggetto, ma penso sarebbe una stupidaggine. Attendiamo. Dobbiamo iniziare camera ombra il prima possibile. Cosa abbiamo La sulla nostra ricerca? ricerca procede È come appena previsto, iniziato comandante. l'analisi del sectoide. Aboliamo. Aboliamo. No, qui non possiamo farlo. Camera ombra. Cambia, Comandante, la camera ombra è visualizza operativa. progetti. Ora dobbiamo solo metterla in funzione. Iniziamo dalla fiata alla base segreta? Iniziamo. Accetta. Stiamo trascinando le cose troppo per le lunghe, le battaglie sono troppo difficili e stiamo morendo come mosche. Dobbiamo cambiare l'andazzo della situazione. Il corso della situazione ci sta trascinando in zone dove non dobbiamo finire. Ok, quindi, su cosa dobbiamo lavorare? Continuiamo il nostro progetto di dati. Dati ci servono. Indaga. Abbiamo Nuova rotta per l'Avenger. solo 9 dati. Ci allontaniamo un po' troppo da dove stavamo lavorando, però. Tutta War. Questa armatura da battaglia potenziata conferisce una grandissima resistenza ai danni e monta un aggancio da pozzo per armi pesanti. La tuta War può anche generare un riparo temporaneo per gli alleati grazie alla sua potente tecnologia muro di scudi. Un'unità di Tuta War è stata aggiunta al tuo inventario. Ok, questa pare molto buona. Arma sperimentale potenziata. Visto che i nostri progressi tecnologici procedono di pari passo con la nostra comprensione dei progetti alieni, dovremmo riuscire a fabbricare armi ancora più potenti per le nostre armature pesanti. Ok. Stavamo dicendo qua. Iniziato, dovrebbe essere sì. Giulio Morico, operatore psionico. Attacco telepatico debilitante che può infliggere varie condizioni negative, tra cui anche il controllo mentale del bersaglio. Continuo addestramento. In molti pensano che le doti psioniche siano il vero punto di forza degli alieni. Gli operatori psionici possono ora accedere allo stesso potere. Ok. Può ottenere promozione e nuove abilità continuando l'addestramento nel laboratorio psionico. Possono partecipare alle missioni di combattimento durante l'addestramento. Ah, quindi li possiamo chiamare mentre sono in addestramento. Ok. Allora, l'operatore psionico è immune a fuoco, veleno, acido e danni esplosivi. Se un nemico trasporta degli esplosivi, l'operatore psionico può farli esplodere a distanza? Squarcio nel vuoto genera un campo esplosivo di energia psionica che danneggia all'istante tutto quello che c'è al suo interno. I nemici organici hanno una probabilità di subire follia. Danni ad aria tutta la vita. Vai. Perfetto. E possiamo anche chiamarlo in battaglia. E forse lo faremo. Ah, e qui sono bloccate le altre, giustamente, finché non le vediamo. Anche da questo lato. Ah. Attacco telepatico debilitante che può infliggere varie condizioni negative, tra cui anche il controllo mentale del bersaglio. Sì, questa è come quella del sectoide. E qui dovremmo sbloccare. Quanto costava quella dello psionico? Perché quella era figa.
Quanto costava? Non lo facciamo adesso, ma vediamo. Visualizza, costruisci oggetti. Ed era un... No, non era qui la sua armi. Amplificatore psionico avanzato, 70 riserve. Non è tanto. Facciamolo subito questo. Questo facciamolo subito. Se no poi ce lo dimentichiamo. Va bene. Abbiamo un introito adesso molto più alto, ma ci basterà? Ho dei dubbi. Soldato Valeria Sherry. Visualizza soldato? No, vabbè, nel senso visualizziamo soldato più che altro perché... no, però non ti diamo niente. Andiamo su scuola di guerriglia. E sicuramente ci serviranno... Stavo dicendo prima un altro specialista e tutto. No. Beh, l'ultima ragazza ranger sappiamo che fine ha fatto, povera Claudia. Sempre nel mio cuore. Ma diamo una chance a Sofia? Non mi ricordo se mi aveva fatto richieste particolari. L'ho totalmente rimosso e quindi in caso sono sicuro che non se la prenderà. Ma ci serve un ranger. Ok. Torniamo alla mappa. Non ci voglio davvero credere. Cosa? Spero vivamente che non ci imbatteremo in nulla di peggio di quanto ci ha visto oggi. Sono d'accordo. Ci stanno macellando, dottore, che può esserci di peggio? Stiamo per scoprirlo. Oddio, ragazzi. La camera ombra direttamente al computer della nave. Ah, è la camera d'ombra. Sta elaborando tutto il materiale che abbiamo recuperato da quando siamo tornati. Cataloga le sequenze. Sequenze genetiche. Sono combinazioni quasi infinite, ma presentano tutte dei marcatori simili. Marcatori umani. Scusa? Devono essercene migliaia. Decine di migliaia. E siamo solamente all'inizio della procedura. Per quello ci serve che il computer della nave scopra da dove arrivano, confrontandoli con tutti i dati che siamo riusciti a rubare dalla rete della Advent. È un... file di ammissione di una delle cliniche genetiche. Avatar, che cosa c'è di preciso in quella fiala? Neanche nei miei peggiori incubi avrei potuto immaginarlo. Dottore... Sono umani quelli. Credo che abbiamo trovato i civili scomparsi. Ma è... è impossibile. Le cliniche genetiche. Milioni di persone tutte in cerca d'aiuto. Vengono esaminate e selezionate. I candidati adatti vengono portati in questa spregevole base e vengono raffinati. Trasformati nel materiale che abbiamo ora. Ma raffinati? Perché lo fanno? Ad essere sincero, non ne ho la più pallida idea al momento. Non esistono ricerche che potrebbero mai giustificare questi... È un genocidio, dottore, e la gente partecipa di sua spontanea volontà. Forse non sappiamo cosa fanno con questo materiale, ma posso scoprire dove va a finire. Ok. È una struttura di massima sicurezza, con difese standard. Allora suggerisco vivamente di andarli a trovare, comandante. Concordo. Quello che scopriamo degli alieni potrebbe essere vitale per svelare le loro vere intenzioni. Nuovo obiettivo aggiunto. Completa la missione coordinate della fiala della base segreta. Mi occupo di tutte le nostre operazioni, comandante. L'equipaggio è ai suoi ordini. Ok. Fiala della base segreta, abbiamo... un rapporto, che è quello che abbiamo appena visto. E possiamo fare l'altra ricerca in caso? Cambia visualizza progetto. Cervello del Codex. Va bene. Abbiamo altri obiettivi ancora. Ops. Sì, il tasto esca, come sapete ormai tutti. Comandante, abbiamo dobbiamo sbloccare la cucina aliena. Ho segnato la posizione sulla mappa. Se vogliamo infiltrarla, dobbiamo prima contattare la resistenza locale. Ok. E per arrivare fin laggiù dobbiamo sbloccare altre due zone dove poter stabilire contatto. Cosa che al momento non possiamo fare perché siamo pieni. Siamo decisamente pieni. Va bene. Ora finiamo qua. Urgente in arrivo. Oppure no, comandante. Non siamo pronti per una missione adesso. Peccato, comandante.
che i vostri ultimi sforzi abbiano dato un risultato così mediocre. Non gli posso dare torto. Abbiamo fallito una missione di guerriglia. Però avremo delle risorse, forse, e dottori maggiori e altre cose. Nuova struttura aliena, 2 settimane stima e prossima rappresaglia 4 settimane. Gli alieni migliorano le loro procedure di pronto intervento, ottenendo rinforzi in tutte le operazioni di guerriglia. Questo è male. Ostacola gli spostamenti delle riserve della resistenza, diminuendo le riserve del prossimo rifornimento del 50%. No! No, 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 ci servono, ci servono. Un attimo, ora ci arriviamo, fatemi finire questo. Risorsa strategica 41 individuata. Ok. No, le galiane adesso non mi interessa. Riserve. Riserve, assolutamente. Per l'Avenger. E poi finiamo lì. Con queste riserve possiamo almeno fare qualcosa. Ok, Codex. O cervello del Codex, meglio. Comandante, sa, stiamo facendo progressi su questa ricerca, ma non è un bello spettacolo. I soldati hanno disabilitato completamente questa unità. Quello che sentiamo è solo una conseguenza degli impulsi elettrici. Vi posso assicurare che non è più in grado di sentire dolore ormai da un bel po'. Proverò a fidarmi di lei, dottore. Sto inviando una nuova sequenza adesso. Ma queste sono coordinate... coordinate di ritorno. Forse abbiamo un punto d'origine. Beh, almeno una parte. C'è qualcos'altro, qualcosa sotto. Un momento. L'unità sta tentando di bloccare ulteriori accessi. Sta anche facendo altro. Sto perdendo i dati che ho già decifrato. Aia. Ci siamo quasi. Ancora qualche secondo. Al diavolo i dati. Adesso sta accedendo al nucleo. Sta aggirando le protezioni. Alza i livelli di energia. Raigan, tagli la connessione. Fatto. Non siamo ancora pronti, mi sa, eh? Protocollo di sicurezza, immagino. Credo che il Codex abbia sovraccaricato l'interfaccia per evitare ulteriori furti di informazioni. Tuttavia, io mi trovavo già una mossa avanti. Ah, sì? Questa è una gigantesca quantità di... Sei riuscito a tenerli? Sì. Wow! Ci vorrà un bel po' di tempo per riuscire a decifrarli. Allora cominciamo subito. Non avremo modo di ripetere l'esperimento. Procedo con la ricerca e le preparazioni necessarie, ovviamente con la sua autorizzazione, comandante. Consiglio anche di indagare sulle coordinate. Solo se recupero i dati persi nel trasferimento. Spero almeno ne sia valsa la pena. Nuovo obiettivo aggiunto. Completa il progetto Ombra, dati codificati del Codex. Facciamo progressi, comandante. E penso che lo faremo subito. Scoperte. In 8 giorni. Il Codex si presenta come una forma anomala, in un continuo stato di flusso, che sembra esistere nel nostro mondo solo per pochi millisecondi alla volta. Eppure non è immune agli effetti delle armi convenzionali, perché si è dissipato lasciandosi dietro questo oggetto. Abbiamo ancora un contatto disponibile in realtà. Forse dovremmo sfruttarlo. Comunque... Ho segnato anche qui missione bloccata dal Codex, comandante. È ok, isolata in una foresta lontana dai centri abitati. Se vogliamo esplorarla da vicino, dobbiamo prima contattare le forze della resistenza nella zona. E questo è diretto? Aggiunto. Ah, questa la possiamo andare a fare direttamente. Siamo già pronti. Obiettivi alla luce delle ultime informazioni. Siamo già pronti. Ok, un secondo. Finiamo qua. Oddio ragazzi, fatemi fare qualcosa. Allora, ha delle nuove informazioni per una missione prioritaria. Dobbiamo fermare cose qui. Ah, è singola? 98 dati, 230 riserve. Operazione Tom Witch. Neutralizza bersaglio. Un arcio, un lanciere, soldato, anche qua ci sta un sectopode. Ok, ok, peccato che non abbiamo Niccolò. E...
sappiamo quanto siano tosti. Dobbiamo gestirla molto diversamente, ragazzi. Dobbiamo fare in modo di poter evitare caduti. Non ce lo possiamo più permettere. Impostazione rotta per il settore 8, Messico. Non ce lo possiamo più permettere. Ok, è difficile, non molto difficile secondo lui. Staremo a vedere cosa intende. Comunque, classe. Partiamo da specialisti non Jack. Niccolò è sano come un pesce, non so come abbia fatto. E quindi vada per Niccolò e dovremmo già svezzare Valeria, temo. Dovremmo svezzare Valeria. Non abbiamo nessuno che possa curarci a distanza. Questo è molto grave. Ma non so quando altro svezzarla, altrimenti, quindi va bene qua. Ah, non avevo reso oggetti disponibili. Poi missione difficile. Dovremmo iniziare a... Visto che ormai le missioni difficili sarebbero l'equivalente delle nostre facili, dovremmo iniziare a svezzare soldati adesso o mai più. Quindi, Francesco Cale, granatiere. Tu che tipologia di granatiere eri? Su abilità soldato. Eri anche tu tank, quindi sostituivi Ricky. Ok, potrei darti più 3 punti vita, ma voglio darli a un ranger. Anzi, decidiamo subito che ranger portiamo. Il nostro assalto era Lopardus, credo. Controlliamo. Abilità soldato. Maestrego la spada, sì. Quindi ti prenderai i nostri più 3 punti vita. Potenziamento arma, non abbiamo nulla. E quello del 15% di letalità, che sarebbe stato ottimo per te, l'ho buttato sull'arma secondaria di Lone Wolf. E misero. Va bene. Poco altro da dire comunque al momento. Tu hai fendente, maestria con la spada. Una raffica di proiettili al riparo del bersaglio. Scatena una raffica di proiettili al riparo del bersaglio. Danneggiandolo o distruggendolo non infligge danni al bersaglio. Ah. E possiamo sfondare quindi le protezioni. Ok. Ok. E poco altro da dire. Volontà zero perché siamo scossi. Poi potrebbe essere il caso di far entrare Andrea. Andrea però era pistolero, se non erro, pure qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Abbiamo Lon e Andrea. Andrea abilità soldato, pistolero. Va bene. Dobbiamo iniziare a farvi salire, ragazzi. Qui siamo in una fase che o crescete velocemente o morite. Non possiamo permetterci molto altro. Non posso darti nulla di interessante, credo. E 2 specialisti, granatiere, ranger, attiatore scelto. Sì. Missione difficile. E a parte Bissacco, siete quasi tutti dei ragazzini con poca esperienza. E i medikit saranno anche qui qualcosa di molto molto difficile da utilizzare. Finto segnale. Chi altro daremo il medikit? Diamolo allo psi. E colpetto statico, siamo riusciti a recuperarlo? Pensavo fosse rimasto su Francesco. Ah, a te la granata penso sia sprecata, dato che è un'abilità d'aria. Posso darti
Andiamo di un normale colpetto. Per Leo, colpetto statico e granata acida. Niente di interessante sul cannone qui. Azione bonus 15% e probabilità di critica aumentata. Va bene. Qui c'avamo nient'altro da poterti dare di più interessante come fucile. Probabilità di critico 5%. Prenditelo. Nient'altro credo, no? Ok. Poi abbiamo Kale. Proiettili Dragon a chi darli in questo caso? Potrebbe convenire dargli al pistolero, non fosse che al momento ancora non ha grandi abilità in questo senso. Un secondo. Abbiamo finito i corpetti, eravamo solamente due. Potrebbe essere il caso di... Se non a lui... Intanto abbiamo le armi. Azione bonus, ricarica gratis, prendila tu. Devo ricordarmi che anche le armi posso far girare. È vero, me lo scordo sempre. Ok. Ok, ok, ok. A chi dare la flashbang? Potremmo darla... Washes. E gli diamo comunque i proiettili, proviamo così. E qui tu sei tank, ma è poco altro che ti posso dare. Vediamo un attimo, costruisci oggetti. Prendo il nome da un inspiegabile fenomeno informatico precedente alla guerra. Proiettili schema brutto sono in grado di danneggiare i sistemi elettronici. Abbiamo quel maledetto affare enorme. Potrebbe essere il momento di crearli per 75 riserve. Oppure una granata EMP. Sono completamente immuni i nemici organici, ma noi quello che ci preoccupa è il sectopode. E ci preoccupa moltissimo. Vediamola così allora. Una granata EMP, una granata normale e un proiettile schermo blu. Francesco, sembrerebbe così... No, forse così è sprecato però. Aspettate. Proiettili schermo blu a Francesco mi stanno bene, ma la granata EMP forse è meglio darla a Bissacco? E lui almeno può continuare a lanciare granate normalmente e lo utilizziamo per gli altri obiettivi. Però il jack craniale era ottimo per aumentare la possibilità di controllarlo. Ma in realtà noi avremmo voluto stordirlo. Più che controllarlo. Abbiamo fallito nella scorsa missione e anche quello lo ha reso molto più complicato. Ma va bene, proviamo la granata EMP su Niccolò. Ora, armatura War. E armatura... Ecco, l'altra volta mi sono scordato anche le armature ed è stato molto stupido. Quindi, dotazione. Tuta arachnide. Conviene dare la tuta arachnide al pistolero? Beh, ancora non è effettivamente un pistolero. Ha solamente fuoco di ritorno, credo. O almeno... abilità. Fuoco di ritorno cosa faceva? Quando sei bersaglio del fuoco nemico spari automaticamente in risposta con la tua pistola. Una volta per turno. Esatto. Quindi per ora lo utilizzeremo più che altro come normale sniper, temo. Ma cosa gli abbiamo tolto? Perché per il rampino gli abbiamo tolto... il proiettile Dragon? Oh. No, tieni il proiettile Dragon. Mi si sta scombinando un po' il progetto. La flashbang vorrei che qualcuno ce l'avesse. Quanti punti vita dava?
Corpetto in nanoplacche. Solo potenziamento armatura. Costruire oggetti. Corazze. Non possiamo fare l'altro tipo di corpetto perché quello è un progetto. Ok. Non lo possiamo fare neanche volendo. E allora va bene. Va bene, va bene. Non posso darti la flashbang perché hai l'IMP comunque. Anche volendo. Vada per la flashbang. E per fucile e qualcos'altro non abbiamo niente di meglio, giusto? Giusto. E fucile Gauss, qui abbiamo niente di meglio. Probabilità di critico e ricariche gratis. Oppure ricariche gratis più 3. Oppure uccisione istantanea 15%. Abbiamo svariate possibilità. Ok, preferisco 3 ricariche gratis. Probabilmente. Sì. Controlliamo tutte le armi a questo punto, perché te abbiamo già controllato. Perfetto. E cannone magnetico. Dovrei dargli dei nomi a queste armi, perché in effetti ci renderebbe più semplice andarle a individuare. Tu già stai bene. E te stai bene, tra virgolette. Cioè, non c'è niente di interessante qui. Ma ok. Signori, dovremmo più o meno starci. Speriamo di non avere caduti e di fare molta esperienza sul campo, perché ci servirà assai. Ci siamo, è in perfette condizioni. La resistenza è da tempo sulle tracce di un collaboratore degli alieni e finalmente l'ha localizzato. Serve il nostro aiuto, quindi ci muoviamo per prendere il controllo della zona. Neutralizzate le forze nemiche e, se possibile, catturate il VIP senza ucciderlo. Se non è possibile, eliminatelo. E sappiamo che catturare il VIP nemico è importante, ma molto rischioso, soprattutto se ci sta un sectopode. E sappiamo che avremo una missione a turni. Con tutti questi nuovi soldatini senza esperienza o quasi. Non vorrei essere al vostro posto, ragazzi. Non vorrei. Sono 5, posizione bersaglio confermata, è ora di attaccare. Eliminate tutti i contatti nemici. Punto d'estrazione. Squad consumer active. E noi non abbiamo ancora preso chiaramente le abilità per essere più rapidi. Ah, diavolo. Allora, non ha assolutamente senso iniziare prima con Valerio. Oddio, quante poche abilità, a parte Niccolò. Ci serve uno scan di Niccolò. Quindi lasciamo libero qua il passaggio, ti mettiamo avanti senza protezione a quanto pare. A quanto pare, a meno che non ci sia qualcosa di più interessante. Questa è considerata protezione? Questa è considerata protezione. Mi muovo all'istante. Vediamo qui con Giulio qualche... C'è del movimento nemico. Ok. Va bene. Vediamo un attimo Niccolò. Dov'è Niccolò? Questa è tutta considerata protezione limitata. Ok, ma c'è. Mettiamoti qui, che stai fuori dalla grondaia pure tu. E faremo uno scan per vedere se ci sono altri oltre a loro, perché il tempo a nostra disposizione non è molto, vi ricordo. Ma non possiamo nemmeno correre in braccio a un sectopode.
Ok, quelli sono civili però. Giusto? Sì. Altri qui? Non pare. Valeria, tu puoi curare senza... Cioè, soltanto andando in contatto con i feriti. Mamma mia, quanto tempo era che non succedeva qualcosa del genere. Ora, dovremmo sfruttare il più possibile il fatto di essere in alto, quantomeno. Quindi, Andrea, sarai tu a andare qui. Ti posso mettere in guardia con pistola nascosto, ma... Stiamo sprecando un round, praticamente, eh? Follia... Attacco telepatico debilitante, infliggere varie condizioni negative, tra cui anche il controllo mentale del bersaglio. Ok. Francesco... Qui saresti esposto come non mai, lì no. Ok. Overwatch. Vorrei usare subito questo round per iniziare ad attaccare. Questo è il punto, perché non abbiamo tutto questo tempo. Ma abbiamo pochi Overwatch. Quindi. A te potrei farti sparare, ma... potremmo iniziare con follia e vedere di metterne magari fuori gioco o controllarne uno direttamente? Sarebbe molto improbabile, credo, vero? Te mettiti qua in Overwatch, Valeria. Vediamo. Cosa succede? Non voglio usare più di un round qua. Qualcun altro che non ho impostato, Andrea. Mettiti in Overwatch a questo punto. E... follia. 70% sul soldato d'élite, 20% sull'Archon. Vada per il soldato d'élite. Mentalmente instabile. Controllo. Ok, però ce lo farà usare dal prossimo round, vero? A noi va bene che gli sparino a lui e sprecando round. E inizia qualche Overwatch, per fortuna. 6 danni. Ora andrà in furia. Beh, se riuscissimo a ucciderlo prima che vada in furia sarebbe ottimo, eh. Mancato. Ok, ha preso fuoco. Con 5 danni, non male. Dovrebbe morire al prossimo round in automatico. Soldato d'élite, lo possiamo utilizzare, giusto? Quindi... Beh, direi di andare qui. A 3 round. Lancia granata a frammentazione. 3-4 danni. No, perché volevo anche autodanneggiarmi possibilmente, ma ok. 65%, 50. Va bene, attacca. Sei riuscito a mancarlo, complimenti. Ed è finito il round, immagino. Però a me va bene anche che venga poi attaccato. È ancora in controllo mentale. Lui è morto dalle fiamme, perfetto. È andata fin troppo bene con lui. E che dite? Attaccate questo qua, visto che ve l'ho messo davanti? Non vedo. Sento solo rumori di sectopodi. Eccolo. Eccolo là. Beh, non si sono lasciati attendere, direi. Ok, spadata, 8 danni, morto. E tu hai dato il tuo round per attaccare lui. Mi sta bene, onestamente mi sta bene. Ora, Washets, non è un bel colpo perché sta in protezione alta. Niccolò. Tu non hai vista sul sectopode. Farti scendere non è una cosa che mi piaccia. Bene, non so cosa sia successo, ma mi è crashato il gioco. Quindi
Quindi, avevamo appena visto morire il loro soldato che... Ah, aveva lasciato anche dei materiali, neanche me ne ero accorto. Comunque sia, abbiamo 11 round, perfetto. Devo fare anche un piccolo recap perché ho dovuto riavviare il PC. Quindi, abbiamo lui e qui dietro si vede niente? Parrebbe di no. E sta a noi, intero round. Fortuna che esistono i salvataggi automatici. Va bene, quindi Giulio può fare ben poco da questa posizione. Quindi direi che potremmo mandare Washetz lì con il rampino e vedere se abbiamo vista su qualcuno. Solo su di lui, 49%. Beh, quasi impossibile ucciderlo, ma piuttosto che non fare niente, proviamo. Ah, qui sono i nostri soldati. Ui, e siamo riusciti anche nel critico. Complimenti, abbiamo solo il 10% di farcela. E siamo stati fortunati. Perfetto, questo ci può portare avanti a fare un bel po' di Overwatch. Quindi, Leopardus, la tua è la posizione peggiore della storia. Vieni qua sotto. Tanto siamo già più che sgamati, direi. E Overwatch, perché immagino che arriveranno tante cose brutte e voglio essere il più preparato possibile. Te, Valeria, puoi metterti là davanti, che non è una posizione che mi piaccia particolarmente, quindi rimani un po' arretrata. Bien. E facci comunque un Overwatch. Affirmativo, cubriendo. Niccolò, te sarai essenziale contro il sectopode. Quindi per ora rimani semplicemente in Overwatch, direi. Sì. Stiamo sprecando forse dei round, vero? Ma non mi sento di essere avventato dopo aver visto quanto sanno essere devastanti. Ok. E Overwatch. Eseguo. E qui, Francesco Cale Grattacielo, te ti manderemo avanti. Dove avanti? Diciamo qui. Ora, nessuno dovrebbe poter essere targettato ad aria, almeno spero. E continuiamo sull'Overwatch. Qui esplodono cose. Oh, diavolo. E lui chiaramente non fa scattare nemmeno un Overwatch da tutto questo? 8 danni e ci ha tolto l'armatura? Ok, ora un po' di Overwatch, ma ha un sacco di armatura quell'essere. E infatti, passa soltanto un danno là. Rimbalzato sulla corazza. Lo vedo. E ora inizia subito a fare quell'attacco incredibile. Ok, lì, questo farà scudo? Ah, maledetto. Maledetto. E c'è un Overwatch. Ok, dove sta puntando? Sta puntando nella zona... qui. Questo farà malissimo. Quindi non possiamo evitare la guardia. Non possiamo evitare che scatti la guardia. Ma non possiamo restare qui perché moriremmo. Quindi ce la rischiamo sperando che non venga colpito dagli Overwatch. Non possiamo farti il protocollo di supporto se non con Niccolò Bissacco. Ma facciamotelo. Protocollo di supporto, vai. Stiamo rischiando di far morire Francesco già adesso. Valutazione minaccia ti dà anche un Overwatch, è vero, tu avevi questa abilità. E tu avevi il proiettile che fa più male a quest'essere, vero? Ora, qui, correre via. Correre via tanto, ma basterà andare qui? Spero di sì. I'm going. Non ci hanno visto. Ok. Ora, togliere la difesa a lui è inutile. Dobbiamo andare così. Al massimo cercando di colpire anche loro dietro e togliergli difese, ma... Take this. Gli dovrebbe togliere anche l'Overwatch.
Ma qui non toglierà niente dello scudo. Spero abbassi l'armatura, ma non credo. No, non gli ha tolto nemmeno l'armatura. Ok. Va bene, poteva andare meglio. Ora, questo non è saggio per questo round e spero non ci attacchi anche in questa posizione diversa. Ma dobbiamo intaccare questa cosa maledetta. Quindi attacchiamolo con 3-4 danni. Non gli passerà nulla, ma spero gli entri l'acido. Non ho idea se funzioni così. È ustione d'acido entrata. Ok. 99%, 6-8 danni. Non è niente di meglio da poter dare, quindi vai.